Al Grande Fratello 2024 c'è anche Amanda Lecciso, l'unica delle tre sorelle finora sconosciuta al pubblico televisivo. È entrata in seconda battuta ma ormai è già passata una settimana dal suo ingresso e si sta ambientando. Nella puntata in cui si è presentata e ha poi varcato la famosa porta rossa c'era anche, a sua insaputa, la ben più nota Loredana Lecciso. Non si aspettava di trovare la sorella maggiore nella casa. Ma Alfonso Signorini ha pensato di renderle protagoniste nella preparazione di uno dei piatti tipici della loro Puglia, le orecchiette. Non è andata proprio benissimo, ma poi le sorelle Lecciso hanno raggiunto gli altri concorrenti. Amanda è restata, Loredana è uscita. Ma non che non gliel'avessero proposto un posto nella casa più spiata d'Italia, Loredana Lecciso, perché ho rifiutato il Grande Fratello. La compagna storica di Albano si è ora raccontata in una lunga intervista ad Azzurra della Penna per il settimanale Chi, dove ha anche confidato perché non ha mai accettato di partecipare al Grande Fratello nonostante ogni anno riceva la proposta di entrare a far parte del cast. Mi hanno chiesto di fare il GF in tutte le edizioni, ha chiarito Loredana Lecciso, che poi io sto volentieri a casa, non amo le mondanità, stare chiusa non mi spaventa. Alla fine non mi spaventa neanche la convivenza. Invece, la mia immagine, il rapporto con la mia immagine non è lineare, così l'essere ripresa 24 ore su 24. Forse, però, alla fine sarebbe una terapia d'urto. Così è stato con l'aereo, del resto, l'ho superata volando. Al contrario sua sorella Amanda ha accettato di partecipare al reality e secondo Loredana Lecciso per lei potrebbe rivelarsi una vacanza dai mille impegni quotidiani, Amanda ha una vita piena, ha le sue strutture ricettive, i suoi figli. Lei dal GF credo si aspetti una vacanza, una pausa, non rinuncerebbe alla sua vita per nessuna ragione al mondo. Ma vuole uno stacco, si vuole riposare. Vuole stare senza telefono, senza pensieri, senza compiti dei figli. E poi è un'esperienza nuova.